Io ho finito tutti gli insulti disponibili. Non so più cosa dire nei video. È incredibile. Non so più cosa dire nei video. Perlomeno se pareggi, no? Puoi commentare un pareggio di merda. Se vinci, puoi commentare una vittoria di merda. Perché essenzialmente noi se vinciamo non giochiamo bene al 100%. Quindi puoi commentare una vittoria di merda. Però sempre una vittoria. Perdi? Dici sempre quelle. Facciamo schifo, facciamo cagare. Sempre peggio. È sempre peggio. Contro la Fiorentina abbiamo fatto cagare. Oggi abbiamo fatto ancora più cagare. Perché andiamo a due all'ora. Perché siamo una squadra di merda. Perché abbiamo un allenatore di merda. Che preferisce mettere Brozovic titolare. Che invece di far giocare Capigol. Ci rendiamo conto? Preferisce Brozovic a Gabigol. Preferisce Eder a Gabigol. Tutti i sostenitori di Eder. Che ha fatto oggi Eder? Cosa ha fatto Eder? Voi che lo difendete tanto. Ma che ha fatto Eder? Ma tutti, mica è solo colpa di Eder. Nagatomo. Ma quello è un giocatore. Come fa a giocare nell'Inter Nagatomo? Come fa a giocare nell'Inter Nagatomo? Ha fatto l'assist per Cagliecon. Io non ho più. L'unico poverino Handanovic, guarda, Santo Handanovic, poverino, per me è incolpevole, non ha colpe, è messo lì. Gagliardini pessimo, Icardi ha toccato tre palloni, se va bene, quattro. Il palo invisibile, di solito è un palo visibile, oggi è il palo invisibile. I palloni che ha toccato tutti sbagliati, una squadra senza verve, senza più voglia di fare niente. Per favore, allora, siccome noi abbiamo, secondo me, un patrimonio in panchina che è Gabriel Barbosa, se rimane questo cadavere in panchina, cioè Stefano Pioli, non giocherà mai. Perché gli preferisce addirittura un indegno come Brozovic. Cacciate Pioli. Siamo ancora in tempo. Non è che siamo in tempo per recuperare la stagione. Assolutamente una stagione ultra finita da tantissimo tempo. Ma cacciate Pioli. Almeno guardi che se c'è Vecchi fa giocare Gabigol. O chiunque arriverà, non lo so. Cacciatelo. Cacciatelo. Mandatelo via. Mandatelo via quella R moscia di merda. Mandatelo via. Ma non solo. Adesso lui. Fuori dai coglioni lui. Poi a fine stagione cacciamo anche qualcun altro indegno che non è degno di vestire la nostra maglia. Non vi preoccupate che sicuramente spero lo cacceranno. Che non saranno solo parole al vento. Cacceranno qualcun altro, si spera, no? Cioè, io ho finito gli insulti, ok? Questo titolo si chiamerà Ho finito gli insulti, perché la verità, io ho finito gli insulti, non so più cosa dire nei video, perdiamo sempre, perdi. Cosa vuoi dire nei video? Cosa vuoi dire? La colpa è di Rocchi! Sì, oggi abbiamo perso, è colpa di Rocchi. Ragazzi, quel cavolo di arbitro di merda, colpa sua. Eh già, ha rubato la partita il Napoli, ladri! Boh. Prova di così, perché non so più che cazzo di, raga. Non so più veramente che di. E poi, essenzialmente, il Napoli oggi non ha nemmeno fatto questa partita da Napoli, come gioca bene sempre il Napoli. Un Napoli normalissimo, con un Inter di merda. Un Inter di merda, un Inter indegna. Un Inter non lo so. Un Inter, boh, un Inter, punto interrogativo, perché di merda? È come dire che è l'Inter del triplete, per dire che questa qui è l'Inter di merda, non so se avete capito. Peggio della merda, peggio dello schifo. Io non lo so, vi prego, domattina voglio svegliare Pioli esonerato. Punto. Per favore, voglio svegliarmi così, Pioli esonerato. Ma chiamate Valterone, chiamate Zenga, che Zenga per quattro partite ci viene. Chiamatelo, guarda, almeno gli dà una svegliata, gli dà quattro capocciate in testa, come sa fa lui, l'uomo ragno. E almeno farsi che riusciamo a salvare il salvabile, ok? Non di riuscire ad arrivare in Europa League, ormai quella lì, ciao, arrivederci. Ma almeno di riuscire a salvare la faccia. Perché perdere anche queste ultime partite a quelle 60.000 persone, 55.000, erano 15.000 da Napoli, quelle 40.000 persone minimo che sono venute oggi allo stadio. Voi avete visto che avete fatto per quelle 40.000 persone? Questa prestazione indegna. Indegna. Io ho finito. Fine. Fine del video. È uno schifo. Punto. Cosa vuoi dire? Perso? Schifo. Facciamo cagare. Punto. Arrivederci.